Il Signore ci rialza sempre. Il Papa ha incoraggiato gli abitanti di Camerino a 3 anni dal sisma in centro Italia. Abbraccio ideale a tutte le popolazioni delle zone terremotate. Il dono di un nuovo diacono per la Chiesa diocesana nella parrocchia di Sant'Antonio a Sestri Levante, il Vescovo ha ordinato Giovanni Ranieri. Il suo ministero sarà immagine di Cristo servitore. Daniele Granara, nuovo presidente dell'Associazione Amici del Monte di Portofino, ha chiesto a breve un incontro col Ministro dell'Ambiente per chiedere la costituzione del Parco Nazionale con confini più ampi. È finita in pareggio, 10-10, la partitona di calcio ospitata al Broccardi di Santa Margherita Ligure, in campo amministratori, forze dell'ordine e sportivi per rinsaldare l'amicizia e la collaborazione tra enti. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura torniamo sulla visita compiuta da Papa Francesco a Camerino, dove ha visitato i luoghi toccati dal terremoto. Nel corso della visita Papa Francesco ha incontrato le persone che vivono in soluzioni abitative di emergenza, ha visitato le aree ancora inagibili, ha celebrato la messa accanto al Duomo ancora profondamente danneggiato, quindi un incontro aggiunto all'ultimo, quello con i bambini. Vediamo. Vieni Spirito Consolatore, vieni a darci un po' di luce, a darci il senso di questa tragedia. Un abbraccio ideale a tutte le comunità colpite dal terremoto nel 2016 è quello che Papa Francesco ha portato a Camerino, ricco il programma della giornata che ha avuto come momento centrale la Santa Messa celebrata al termine di una serie di visite del Papa al territorio in una assolata piazza Cavour. Prego il Dio della speranza, perché ciò che è instabile in terra non faccia vacillare la certezza che abbiamo dentro. Prego il Dio vicino, perché susciti gesti concreti di prossimità. Il rischio è che dopo il primo coinvolgimento emotivo e mediatico la tensione cali e le promesse vadano a finire nel dimenticatoio, aumentando la frustrazione di chi vede il territorio spopolarsi sempre di più. Il Signore invece spinge a ricordare, a riparare, a ricostruire e a farlo insieme. Poco prima del suo ritorno in Vaticano, Papa Francesco ha incontrato circa 200 bambini dell'arcidiocesi di Camerino San Severino Marche che hanno ricevuto la prima comunione. All'incontro, aggiunto all'ultimo momento al programma del viaggio nella palestra del centro sportivo dell'Università di Camerino, hanno partecipato anche i genitori dei ragazzi e i loro catechisti. Quando le cose cadono, noi dovremmo lasciarle così? Cadute? Cosa fa Gesù quando noi cadiamo? Come ci aiuta Gesù? Ti dà la mano per rialzarti, eh? Ti tira su, eh? Ti tira su. Gesù ti tira su. Sempre questo ricordo nella vita. Mi aiuterà sempre. Quando io sono giù, ho caduto tante volte, non so, pensate che Gesù è sempre con la mano tesa. Perché? Per aiutare a rialzarsi. Gesù ci rialza. E ora torniamo in diocesi. La settimana scorsa il dono di un nuovo sacerdote, questa settimana la festa per un nuovo diacono permanente ordinato ieri dal Vescovo nella comunità parrocchiale di Sant'Antonio a Sestri Levante. Il diaconato è un ordine sacro che vale per se stesso, fa partecipare al mistero di Cristo, lo ha ricordato Monsignor Alberto Tanasini celebrando l'Eucarestia nella parrocchia di Sant'Antonio a Sestri Levante, nella festa della Santissima Trinità e nella memoria liturgica del titolare, durante la quale ha conferito il ministero del diaconato a Giovanni Ranieri, sposo di Paola, padre di 2 figli. Monsignor Tanasini ha ricordato che il significato del diaconato è il servizio, perché Cristo si è posto come servitore. Servizio all'altare, servizio dunque ai ministri degli altri ordini, al vescovo prima di tutto, agli altri presbiteri, ma servizio alla comunità, servizio della parola, servizio ai poveri,
servizio pratico anche. Una consapevolezza che in Giovanni è molto chiara, in lui e nella sua famiglia. Penso che nel servizio quotidiano del lavoro come infermiere nell'ospedale, di continuare la mia opera di operatore sanitario, come cristiano e nella comunità in cui presto servizio, ma anche nelle opere quotidiane di vita pastorale all'interno dell'ambito di Sestri. Ti senti supportato, sostenuto dalla comunità in cui ti trovi? Oggi è la festa patronale Sant'Antonio, ma tante persone erano presenti a questo momento di comunità. Certamente, è una comunità che mi ha accompagnato fin dall'inizio, ha accettato ben volentieri di sostenermi in questi anni di cammino nel diaconato, e ancora oggi con la loro presenza e con voler festeggiare nella festa patronale questa ordinazione dimostra la grande famiglia che è questa parrocchia. Inizia un cammino nuovo che in realtà è una nuova tappa di un cammino iniziato fin da quando con Giovanni ci siamo conosciuti, di amicizia con Gesù, di amicizia nostra, personale, di coppia e con i nostri figli, e diventa anche un modo per aprirci non soltanto all'interno della nostra famiglia ma all'interno della Chiesa e del mondo dove siamo chiamati ad operare. Ora la cronaca, un incontro con il Ministro dell'Ambiente per chiedere l'istituzione del Parco Nazionale di Portofino con confini più ampi possibili, coinvolgendo i comuni che, come Chiavari, Recco e Rapallo, è quello che farà l'associazione Amici del Monte di Portofino, sodalizio realizzato 50 anni fa da Ardito Desio, la cui carica di presidente è stata assunta pochi giorni fa dall'avvocato Daniele Granara. Dopo la scomparsa lo scorso fine ottobre del giornalista Raffaello Uboldi, che per 20 anni ha guidato l'associazione, il nuovo presidente dell'associazione internazionale Amici del Monte di Portofino, l'avvocato Daniele Granara. Quali i suoi compiti, che cosa lo aspetta? Beh, dunque, intanto un rilancio dell'associazione, certamente a livello non soltanto territoriale ma a livello regionale, se non addirittura nazionale, e questo in un momento difficile, in un momento particolare. Siamo alla vigilia della creazione forse del Parco Nazionale del Promontorio del Monte di Portofino, e quindi noi a maggior ragione vogliamo portare il nostro contributo storico, culturale, di collegamento, di attività che porteremo avanti come abbiamo sempre fatto in questi ultimi 50 anni. Posso dire che il primo atto che faremo, e lo abbiamo già concordato col presidente operativo del Pino, chiederemo un incontro al Ministro dell'Ambiente per rappresentare la realtà culturale, la realtà paesistica, la realtà ambientale, la necessità che il parco diventi un grande parco nazionale, tra i più importanti del nostro paese e non solo. L'associazione fa anche da stimolo alle amministrazioni locali nel portare avanti l'operatività appunto istituzionale di questo ente. Quali saranno i rapporti che si instaureranno con le nuove amministrazioni? Credo che la posizione delle amministrazioni locali su questo punto sia stata una posizione non condivisibile. Non riusciamo veramente a comprendere come non ci si renda conto della grande opportunità che il Parco Nazionale può rappresentare. Certamente l'associazione si farà interprete a livello nazionale, innanzitutto perché non dimentichiamo che il Parco Nazionale è un parco vigilato, come tutti i parchi nazionali, dal Ministero dell'Ambiente. E Portofino non è una realtà locale, non è Portofino e il Monte di Portofino una realtà che possa essere limitata al governo di amministrazioni locali. Il localismo è uno dei mali del nostro paese. Portofino è un valore nazionale e internazionale, e quindi l'associazione in questo senso opererà. A Rapallo sono iniziati oggi i lavori di metanizzazione della zona di Via Canale. Gli interventi, eseguiti da Italgas e Reti su indicazione dell'amministrazione, avranno una durata di circa 50 giorni lavorativi. Una volta terminati, Italgas provvederà alla riasfaltatura completa della carreggiata.
È nata una forma di collaborazione tra la direzione sociosanitaria dell'ASL 4 e i responsabili dei distretti. In sostanza sono state definite nuove modalità per presentare le domande per l'inserimento nelle liste di attesa delle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone anziane accreditate o convenzionate con l'ASL 4 Chiavarese. L'obiettivo è rendere il servizio il più semplice per le famiglie, aggiungendo nuovi sportelli a quelli già operativi. A partire da lunedì prossimo, 24 giugno, sarà possibile presentare le domande all'ospedale di Sestri Levante e all'ospedale di Lavagna, nella sede del distretto sociosanitario di Chiavari, alla RSA di Chiavari, al polo sanitario della Val Fontana Buona e all'ospedale di Rapallo. Per ogni informazione è possibile fare riferimento al sito internet dell'ASL 4, dove si può scaricare il modulo da compilare. E si svolgerà domani a Genova il simposio Sviluppo Sostenibile, Economia Circolare, Infrastrutture e Tutela del Territorio, con inizio alle ore 10 nella Sala Quadrivium di Piazza Santa Marta. Sono previsti gli interventi di Pietro Salini, amministratore di Salini in Pregillo, Alberto Maestrini, direttore generale Fincantieri, Patrizia Lombardi del Politecnico di Torino, Edoardo Croci, coordinatore dell'Osservatorio Green Economy dell'Università Bocconi. Le conclusioni sono affidate al presidente della Fondazione Sorella Natura, Roberto Leoni. Ora un approfondimento che riguarda la pagina internazionale che oggi attingiamo dal sito nigrizia.it, in cui si parla del Congo. Sono almeno 160 i morti per i nuovi scontri etnici tra i Turi. Nuovi combattimenti tra i gruppi Ema e Lendum della provincia orientale nella Repubblica Democratica del Congo. Quasi 40 villaggi Ema sono stati distrutti dalle milizie Lendu e più di 100.000 persone sono state costrette a fuggire dalle loro case durante la scorsa settimana. La situazione è tesa, gli scontri tra allevatori Ema, agricoltori Lendu per i diritti sulla terra e sui pascoli si sono intensificati già a partire dalla fine del 2017, tanto che a marzo 2018 il governo congolese aveva annunciato l'intensificazione delle operazioni militari per ripristinare la pace e l'ordine pubblico nella regione. Allora la Chiesa Cattolica aveva denunciato la strumentalizzazione delle violenze, rimproverando un silenzio mascherato e una passività delle autorità di fronte a questa situazione. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti e lo sport. Sul secolo XIX di lunedì 17 giugno, ampio spazio agli intrecci fra politica e giustizia. I veleni sul Consiglio Superiore della Magistratura agitano i magistrati e spaccano il PD. La rivolta nelle procure, noi traditi, cambio all'Associazione Nazionale Magistrati, Ponitz presidente, resa di conti nei demi, renziani difendono Lotti e Calenda va all'attacco. Proposta di legge di Forza Italia, procedimento disciplinare per PM e giudici che sbagliano. Le notizie relative alle Levante, l'allarme ardesia straniera, il paesaggio cambia colore, Chiavari, appello del presidente Ligure alla regione e poi per quanto riguarda l'economia, la Liguria ha scoperto l'agriturismo del mare, da 1 a 31 le imprese. La prima pagina del Levante, il nostro paesaggio cambia colore e identità, l'appello degli ardesiaci al presidente della regione, poi le rassicurazioni da Chiavari, Palazzo Bianco si fa capofila della campagna di sensibilizzazione, Ratto, ci impegneremo a difendere le attività produttive dell'entroterra e a contrastare con l'informazione scelte che snaturano il nostro territorio. Ancora la giornata trascorsa a Recco dal ministro dell'interno Matteo Salvini, visita a San Nicolò, poi la cena a Punta Chiappa. Sempre dalle pagine del secolo XIX, ecco il bel piano campus, da CAS a ostello per turisti, tanta pace e aria buona. Il primo gruppo è arrivato sabato da Sori. L'inchiesta del secolo relativo all'utilizzo delle spiagge libere nel Tiguglio, spiagge libere un terzo, a Santa concessioni stop, la soglia minima fissata dalla legge regionale il 40%, qui siamo al 34%, l'arenile pubblico dopo la mareggiata è a posto, mancano solo 4 scalette. Música
Questa sera alle 21 a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure si terrà il Gala Lirico Internazionale a cura di Spazio Musica, in programma l'esecuzione di musiche di Mozart, Puccini, Verdi, Rossini and Offenbach. Si alterneranno cantanti provenienti da diverse parti del mondo al pianoforte Roberto Mingarini. Ora andiamo in redazione per vedere se ci sono altre notizie per noi oggi. Emanuela Castello. Sì, grazie Cristina, buongiorno a tutti. È stata inaugurata pochi giorni fa e sta avendo un ottimo riscontro la passeggiata dei Baci, il sentiero che collega Paraggi e Portofino passando all'interno dell'area del monte, poco al di sopra della strada provinciale Carrabile. Il sentiero permette di ammirare panorami unici al mondo in tutta sicurezza, perché appunto si trova a poca distanza dalla strada, che è ancora oggetto di importanti lavori di sistemazione dopo la mareggiata che l'aveva pesantemente danneggiata alla fine di ottobre dello scorso anno. Per questo il sindaco Matteo Viacava, in una nota, invita tutti i residenti e turisti a preferire la passeggiata dei Baci alla strada Carrabile. Il comune di Portofino, si legge nella nota, ricorda che è caldamente sconsigliato il transito pedonale sulla provinciale 227, che è di gran lunga più sicuro per coloro che decidono di raggiungere Portofino a piedi, arrivare nel borgo attraverso l'incantevole sentiero di 1,5 km che dalla porta di Levante a Paraggi porta fin sotto il campanile della chiesa di Ivo Martino, a due passi dalla celebre piazzetta. È tutto lì allo studio. Grazie, apriamo ora la pagina sportiva. In un clima di amicizia e divertimento si è svolta al campo Broccardi di Santa Margherita Ligure quella che è stata definita partitona di calcio. Ad affrontarsi due formazioni composte da amministratori di opposti schieramenti politici, rappresentanti delle forze dell'ordine e appassionati di calcio. L'iniziativa ha inteso saldare quel legame che si era già consolidato tra le località del territorio segnate dalla mareggiata del 29 ottobre dello scorso anno. Per la cronaca, la partita è terminata 2-2 ai tempi regolamentari e si è conclusa sul risultato di 10-10 ai calci di rigore. Che momento è stato questo di gioco, ma anche di amicizia e fraternità? Momento emozionante e soprattutto la meritata pausa dopo il grande lavoro, la grande partita, quella vera, giocata appunto non sul campo di calcio ma su quello del lavoro, dove con gli amici con cui oggi ci siamo ritrovati qui abbiamo veramente giocato la partita fino in fondo e aggiungo per più tempo rispetto ai 90 minuti canonici, e i risultati si sono visti. Quindi grazie ancora, per me è veramente un onore, anche perché sono prossimo insomma al termine di questo periodo qui di comando a Santa Margherita Ligure, e quindi condividere questi momenti di tranquillità, di serenità con gli amici veri è la cosa più bella che possa esistere. È proprio, direi, l'emblema di quello che c'è qua nel Tiguglio. C'è una grande amicizia già con Santa Margherita, con Rapallo, con le autorità portuali della Capitaneria di Porto, diciamo. E questo ci ha permesso comunque nei momenti di grande difficoltà di quest'inverno in seguito alla mareggiata di poter dare tutti qualcosa di più, perché l'amicizia ci lega nelle giornate come oggi nello sport, in giornata di festa e di allegria per tutti, e ci ha legato comunque anche fortemente nei momenti di emergenza. Il calcio unifica, quindi qui ci siamo tutti, coloro che erano candidati contro, sia come sindaci che come consiglieri, ma anche tanti amici degli uni e degli altri, quindi è un momento di svago in cui godersi un po' lo sport come condivisione, insomma, di un momento in cui si suda insieme, si grida, si corre, però si diverte anche. È stata una bella serata, un bel momento di sport. Mercoledì abbiamo celebrato il primo consiglio comunale, però questa sera eravamo qui tutti insieme per giocare insieme una partita di calcio, e credo che questa sia un'ottima immagine anche che lanciamo alla nostra città, al nostro territorio, perché al netto delle divisioni, che sono anche legittime e ci possono stare in politica, abbiamo il dovere tutti di lavorare per il bene della città, e questa sera abbiamo dimostrato che comunque le divisioni possono essere messe da parte, si può passare del tempo insieme e anche collaborare, lavorare insieme. Questo credo che sia di ottimo auspicio per i prossimi anni. Come è andata la partita? Ma bene, a parte che Valerio Costa non mi ha fatto vedere una palla tutta la partita, giocavo in difesa, però per il resto è stata una bella partita, un bel pareggio, quindi la portiamo a casa così, una X va sempre bene. Eleonora Ferroni, della Lega Navale Italiana di Chiavari, ha conquistato la medaglia d'argento nel campionato italiano ANSA 303 di vela, riservato alle persone con disabilità. Ferroni era accompagnata dal suo allenatore Umberto Verna. Il campionato Una Vela Senza Esclusi ha visto la partecipazione di 27 equipaggi. I chiavaresi hanno conquistato dapprima il terzo posto a pari merito, divenuto poi secondo per il miglior risultato nell'ultima prova al photo finish sul
sull'avversario diretto. Prosegue così l'attività del polo Vela e Voga per tutti della Lega Navale Italiana a disposizione di tutte le persone con disabilità grazie alle barche a vela ANSA 303 e a quelle a reme Happy. E con questa notizia si conclude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione di Telepace torna questa sera alle 19.15 ma prosegue sul canale 187 di Telepace News. Vi ricordo inoltre questa sera alle 21.10 direttamente su Ospiti in Studio. Gli ospiti principali saranno i sindaci appena rieletti di Arapallo e Santa Margherita Ligure per tracciare un bilancio di quella che è stata la loro attività ma anche per vedere quali progetti per il futuro in un confronto con i rappresentanti della società civile. Sarà anche la diretta che concluderà questo ciclo di trasmissioni per l'anno in corso. È davvero tutto, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.